fare il venditore, diventare closer è diventare quella figura cazzuta che quando entra nella stanza tutti gli altri closer li guardano e dicono: come ha fatto a fare senti Laura, il closer senti Laura, come Dragon Ball. Io quando non ottengo risultati nella vita, vado corto sugli obiettivi eccetera, non è che piango e dico: oddio, Dio, però cavolo, potevi farmi chiudere sta vendita, che okay, non mi arrivano lead qualificati. Io faccio lavoro e faccio arrivare lead qualificati. Se non ci sono i sales, non vanno, è mio obbligo, dovere e responsabilità farli pedalare, aiutarli ad avere successo, perché il loro successo è il mio successo. Quindi ricordate, diventare closer non è fare il venditore, diventare closer è diventare quella figura cazzuta che quando entra nella stanza tutti gli altri closer li guardano e dicono: come cazzo ha fatto? Come ha fatto a fare senti Laura, il closer senti Laura, come Dragon Ball. Prima c'avevano il, quello lì che il detector, poi dopo l'hanno tolto, ce l'avevano dentro. Era troppo difficile, giusto? Si vedeva da fuori, senti che aura pazzesca che c'aveva. Senti Laura, ma è la verità, Laura c'è probabilmente, no? Esiste. Ma attenzione dall'altro lato, non cadere nel prossimo errore. Il prossimo è quello di fare il closer prima donna. Quello che arriva col mignolino così, uomini e donne, non è che maschilismo femminile, non c'entra un cazzo. Arriva, dammi lead, devono essere caldi. E quando chiude è merito suo, quando non chiude o è il marketing, ok, o sono i colleghi, oppure il lead non è caldo, oppure no, mi ha detto che non mi interessa, grazie al cazzo. È un meccanismo di risposta automatica, lo devi sapere. Tutti ti dicono che non ti interessa all'inizio. No, mi ha detto che oggi non voleva acquistare. Se tu hai studiato bene e sai le cose, non voler acquistare, più dice di no, più vuole farlo. No, mi ha detto che non voleva acquistare, non era caldo, il marketing non funziona. Questo, non cadete in questo errore. E i ragazzi che vanno a fare i closer, evitatelo prima di partire questo errore. A volte qualcuno dice: oh sì, ma mi ha mandato questo in ufficio. Mi incazzo con i ragazzi. Mi ha mandato l'altro, gli ha mandato il ragazzo nuovo, no? Ha preso in outbound un contatto, la prima fase è passarlo agli altri. Sì, mi ha portato questo in ufficio, ma non era ancora caldo, ho dovuto fare... Cazzo, ti lamenti? Dio ti ha mandato un contatto in ufficio che tu non hai lavorato per averlo e tu ti lamenti. Dai indietro, fai il cazzo, prendi le informazioni che ti servono, streccialo e chiudilo. Ci sono persone che vorrebbero avere questo privilegio e non ce l'hanno. Questo è closer autoprogrammati, i lead non sono interessati, il marketing non funziona, non ho abbastanza trattative, in questo mercato non ci sono figure competenti, non aveva il mindset. Quando mi arrabbio, ora non lo dicono più perché sanno che non lo posso dire, ma perché non l'hai chiuso? Non aveva il mindset. Non ce l'aveva lui, non ce l'avevi tu il mindset? Chi dei due? Fammi capire. Non aveva, stai parlando allo specchio. Questo è il closer prima donna, eh? Qui i setter dall'altro lato stessa cosa. Io lo chiamo lancio lungo e sperandio. Un mio amico, quando giocavamo al campo della chiesa, perdevamo magari la partita all'ultimo secondo. Dai, Jack, bisogna fare lancio lungo e sperandio. Se c'è Ibrahimovic davanti va bene, se non c'è Ibrahimovic potrebbe essere un po' difficile, no? Però i setter è così. I setter per guadagnare devono sperare. Oppure se prendono un fisso per ogni trattativa prenotata, prendono poco per quanto guadagnano. Quindi comunque non va bene. Quindi i nostri clienti sono stanchi, delusi, anche un po' incazzati di queste mezze figure che arrivano da questi corsetti online, setter, GDO, closer. Quindi ricordate, i closer prima donna dipendono dagli altri e hanno una scusa per tutto. Questo è un po' nella vita, le prime donne. I veri closer si prendono tutta la responsabilità di tutto il processo dalla A alla Z. Se mi capita un cliente che mi ha portato qualcun altro, mi prendo la responsabilità per quello che ha lavorato per portarmelo. Errore 5, presentati ad un'azienda senza essere formato sul campo. E questo è quello, rivolgiamo la medaglia, no? Come da commerciale, questo anche se siete l'azienda che li cercate, cercate di capire questo modo, no? Siete un'azienda, quale di queste due figure state cercando? La prima, quella da formare da zero, non avendo nemmeno una formazione interna, che costano tanto tempo, contatti bruciati, che diventano mediocri in 4 anni senza un processo interno bello cazzuto. Oppure quelle figure già formate, che già in 3 mesi vanno a chiudere. Quale vorresti? Semplice, giusto? Quindi la prima cosa è formarvi e siete nel posto giusto, perché siamo qui per questo. Quali sono queste persone che non funzionano? Questo è quello che non dovete fare. Non avere una struttura e disciplina. La cosa più importante, non so chi di voi vede le mie storie, ma io ogni volta che vado al box di CrossFit c'è questa bella schermata dove c'è scritto: disciplina equivale a libertà, in inglese, no? E la posto sempre, ogni volta che la posto, cuoricini a manetta, perché funziona troppo bene, la riposto per quello, perché funziona troppo bene, quando la vedo mi gaso, tutte le volte. Perché la disciplina equivale a libertà. Quindi ci sono quelli: ah, ma io voglio stare, voglio lavorare, voglio stare con la famiglia. Ok, stai con la famiglia con i soldi però. Quindi prima sii disciplinato, perché la disciplina ti dà libertà. Se tu non hai disciplina, non hai libertà. Questa è la base della vita, proprio. Volete libertà? Io voglio possibilità, non libertà. Per me avere possibilità è libertà. Sono disposto a lavorare duramente 15-13 ore al giorno. Perché? Perché quando voglio ottenere un risultato, faccio tutto quello che serve per ottenere il risultato, a costo di lavorare fino alle 11. Poi dopo, il fine settimana, quando porto mia figlia e i miei figli a
Disneyland, mezzo lì dove costa 1500 euro a notte, lo posso fare e mi godo i 1500 euro a notte, lo capite? Questo è per tutti, però lì lavoro fino alle 8 se c'è bisogno, mia moglie non mi dice, oh sei arrivato tardi, mi dice, hai chiuso? Bravo, hai fatto bene, hai fatto il tuo lavoro, se non chiudo io, che cazzo vado a fare il lavoro tutti i giorni, giusto? Il venditore è la stessa cosa, l'imprenditore è la stessa cosa. Non avere risorse pronte, script e template, quei venditori, quei ragazzi che, ah no, dov'è lo script? Dove c'hai lo script? Non ce l'ho, come non c'hai lo script? Lo tengo io adesso che ancora sono anni che faccio trattative e lo tengo comunque davanti, tu non lo tieni davanti dopo una settimana che sei qui. Ci vuole lo script, chiaramente devi avere quello giusto. Non avere chiaro il processo di vendita. Un problema di molti venditori è che ci sono vari modi di rispondere alle obiezioni, lo vedremo. Risponde alle obiezioni come se fosse in chiusura quando è all'inizio. Sono due obiezioni uguali ma diverse, perché sono punti diversi del processo. Se io non so dove sono nel processo di vendita, non so come comportarmi con il cliente, non so se andare avanti, andare dietro, fermarmi, come rispondere a qualsiasi cosa che mi dica. Devo sapere esattamente dove mi trovo. Non avere o non sapere come funziona un sistema di automazione. Chiaramente su un'azienda che lavora online da remoto devi conoscere il CRM, devi conoscere cosa fa l'automazione, conoscere tutto, va bene? Non sapere esattamente cosa fare, come, quando. E aggiungo qui dentro, segnatelo, non conoscere, e questa è la chicca del closer full stack, perché tutti i closer pensano che non devono mettere il naso lì dentro, ma non conoscere il marketing. Il venditore deve conoscere il marketing dell'azienda come le sue tasche. Non ti dico il prodotto, ma il marketing deve conoscerlo alla perfezione e deve sapere come usarlo per accelerare la vendita.